Ma buonasera! Grazie, che buonasera! Bello. Come stai, Margot? Ben arrivata! Ma di essere qua! Ma quanto sei bionda! Che meraviglia! Che meraviglia! Che invidia! Che bello! Allora, no, allora, ben arrivata, grazie. Benvenuta. Allora, molti di voi forse, noi l'abbiamo invitata in quanto viaggiatrice, questo che sì. sia chiaro, ecco. Mettiamo però, i puntini sulle i. Molti di voi che vi guardate le fiction, guarda, guarda tutti. Allora, Medico in Famiglia, Boris, Rex, questo giusto per menzionare le tre proprio quelle pupum. Allora, adesso però invece noi con Margot faremo un'intervista e una chiacchiera sui suoi viaggi, sui suoi consigli, sulla sua esperienza, perché a un certo punto della sua carriera Margot decide di mollare il cinema e di partire, perché lei non era felice facendo quella vita lì, insomma, non era completa forse. Ora, prima di iniziare, aspetta, sì. Okay, okay. Ho la domanda più importante di Vai. Tutta l'intervista. Pronta. Importante, eh? Ma alla fine hai sparato o no a Rex? Cioè, sì, no, perché Camilla, dobbiamo, sì. Dobbiamo un attimo rassicurare. Quel cagnolino meraviglioso. Ma guardalo che faccioglia, poggiolone. Io ho sparato a Rex, io ho sparato all'amato Rex. Cioè, io avevo questa pistola e pam, mi ho sparato. E però non ho fatto in tempo animalisti, a ucciderlo. Scusa, no, dobbiamo mettere i sottotitoli. Per finta, per finta. Fiction, si recita, finta. Palline finte, esatto. No, vero, no, sparato, cane, no, morto. No, morto. È una no, cosa, morto. No, perché bisogna no, dirlo. Cane sempre felicissimo, ecco. quel cane era felicissimo. Mi hanno sparato a me e quindi il Rex è sopravvissuto. Io sono morta. Meno male, ecco. No, però era una cosa stata, che ci tenevo. Sì. Ero cattiva, allora, ero cattiva. Margot, sì. Abbiamo detto che, diciamo, tu sei proprio la classic, il classico esempio del cambio vita. Cioè, tu stavi veramente lavorando tanto, lavorando bene, eh? A un certo punto sì. dici, mollo tutto e parto. Così è stato. Perché? All'apice ecco. del successo. Avevo poco più di 20 anni, ormai ero alla terza o quarta serie del Medico in Famiglia, che aveva avuto questo successo incredibile, perché ci ha spiazzato. Noi ci aspettavamo, vabbè, poi sta cosa andrà il pomeriggio, chi è che vuoi che se lo guardi, perché era la prima volta che si faceva una serie così lunga in Italia. Quindi successo pazzesco, all'apice della mia carriera. Io capisco però in quel momento lì che forse questa cosa del successo non racchiudeva per forza la felicità. E in effetti vedevo persone intorno a me di estremo successo essere estremamente infelici. E quindi ho fatto, come dire, ho pensato che il modo migliore per trovare invece quella felicità che mi interessava di più del successo era viaggiare. Io sono sagittario, quindi per me il viaggio è sempre stato fondamentale. E ho guardato la cartina del mondo, ho pensato dove voglio andare, nel posto più lontano da dove sono adesso. E così ho fatto. Ho preso senza nessuno, niente, così sono salita su un aereo. Ecco. E ho fatto proprio la classica fuga, perché quella un po' era. Dove sei fuggita? Però ogni tanto bisogna fuggire. Sono fuggita alle Hawaii. Ah, però. Sono fuggita alle Hawaii, ho detto io diventerò biologa marina, starò tutto il giorno insieme ai delfini e sarò felice. Finalmente. Ed è stato così? Mi sei diventata biologa? Non so. No, però ti sei goduta tutte le Hawaii, mi sembra. Mi sono goduta le Hawaii perché ho iniziato a surfare. Sono andata a Waikiki, vedevo queste onde, queste famiglie hawaiane felicissime che vanno a andare a lavorare. Cioè, tu adesso mi surfi un'onda di 4 metri. No, vabbè, no. Tre. Due. Sì, dai, una. Vabbè, ho capito, però. Mi piace scivolare tantissimo. Mi sono innamorata di questa cosa dello scivolare, perché è proprio un modo di stare al mondo, capisci? Quando loro ti salutano e ti fanno aloha, è questo che intendono, bisogna scivolare nella vita. Allora, senti, un altro paese che ti ha colpito così tanto come le Hawaii? Allora, io sono mezza canadese, quindi vuol dire che tutte le estati io venivo presa, portata a volte anche da sole, spedita in Canada per un mese. Beh, ho capito, c'è di peggio nella vita, lo dici come se fosse una disgrazia. No, però viaggiavo da sola su stieri enormi, si poteva ancora viaggiare da sola, adesso bambini che viaggiano da soli penso che non si trovino più, però no, è stato meraviglioso. Io venivo portata nelle montagne rocciose, per cui Lake Louise, Jasper, questi posti che ho nel sangue, con questi ecco, campeggi. Allora, tu tieni conto che stai parlando qua in studio e anche a casa a un pubblico di viaggiatori. Dacci due dritte sul Canada. Vancouver, che città è? Vancouver è una città incredibile, dove ho vissuto per un anno e mezzo. Il mio secondogenito è nato a Vancouver. Vancouver è una città pazzesca, perché all'interno di questa città praticamente si può andare a sciare, perché in questa città bellissima che vedete, questi grattacieli, dietro ci sono le montagne, dove ci sono montagne accese anche di notte. Quindi finito di lavorare, non la mattina, quindi come la Hawaii, ma finito di lavorare si va a
a sciare, così, in mezzo alla città. Oppure volete andare a vedere le orche assassine? Andate al porto lì di Cole Harbour di Vancouver e si sale sul traghetto e si va a cercare le orche e le balene. Questo è Vancouver, Vancouver è proprio natura. È immersa nella natura. Sì, 100%, con questo Stanley Park, questo parco incredibile, meraviglioso, dove tu ti scordi tutto e ti riconnetti. Che peraltro è anche poco popolata, Vancouver, o sbaglio? Adesso un po' di più, perché il centro sta veramente, la stanno prendendo d'assalto, perché è l'unico posto in Canada dove non fa meno 30 d'inverno. Okay. È un posto temperato, è mite, no? Esatto, okay. È mite, grazie al Pacifico. Senti, peraltro io e te abbiamo una passione in comune, che è lo yoga. Sì. E so che tu hai fatto degli yoga retreat, no? Sei andata adesso, non so dove. Ecco, com'è andata? A Hong Kong sono diventata insegnante di yoga a Hong Kong. Ho deciso che volevo portare la pratica al prossimo livello e quindi ho fatto 2 mesi a Hong Kong per questo Anusara Yoga, che era lo yoga con cui stavo in fissa al momento. E però mi manca tantissimo, adesso vorrei andare in Giappone, vorrei andare in India, cioè diciamo che sullo yoga si può esplorare tantissimo, sono stata a Bali anche per lo yoga, però la meta è stata a Hong Kong perché c'era questo insegnante fantastico e quindi ho studiato. E cosa ti ricordi di Hong Kong? Hong Kong è una città, devo dire, è un mix pazzesco, no? Sembra un po' Europa ancora, sembra qualcosa che non ho mai visto prima, con questa città eccessiva forse, però poi c'è una natura dietro anche lì da scoprire. Ah, vedi, questa cosa non l'avrei detta. Allora, se dovessi invece consigliare a un amico straniero, un tuo amico del Canada, sì, un tuo amico canadese, un posto da visitare assolutamente in Italia. Cioè, tutta l'Italia, però il posto vero, sì, cioè l'Italia è il posto, sì, più bello del mondo. È vero che è una domanda un po' bastardella. Perché difficile. L'Italia è difficile. È io difficile. Però ho il mio posto del cuore, proprio del cuore del cuore, che mi parla profondamente, che è l'isola di Capri, dove penso che in qualsiasi mese dell'anno sia incredibile andare con questa passeggiata che va a vedere i faraglioni, la Villa Malaparte. Per me Capri è un posto incredibile, tutta la costiera amalfitana, vabbè, ma le Cinque Terre, tutto la Maremma, che dire. Però Capri sì, c'ha un fascino magico, penso sia proprio un fatto di energie. Ma poi sai, giustamente tu consigli il tuo posto del cuore, esatto. Poi è vero che l'Italia è tutta bella, però adesso stiamo andando a vedere il vostro Botswana, viaggio pazzesco, bello, viaggio meraviglioso. Ecco, quando si parlava di posti del cuore, il Botswana forse, sì, possiamo dirlo, il nostro, sì, posto del cuore. Ci vuole tempo per capire qual è il Botswana, forse l'abbiamo trovato, è... quando torni a casa davvero stai male. Cioè, non ho capito, scusate, hai trovato il posto del cuore o hai trovato il Botswana? Ho trovato no, perché non era difficile, posto del cuore in Botswana, nel Botswana. Ah, ok, no, perché sennò ti guardavi la cartina e lo trovavi. Molto bene, grazie a Margot Sicaboni per essere stata con noi. Grazie. Buon vento, buon viaggio, buon yoga. Namaste. E noi partiamo per il Botswana.